vivendo nelle città molte volte ci si distacca da quella che è la vera, la realtà, si accetta la realtà che ci viene presentata e viviamo nella nostra gabbia. Io questo che ho vissuto a New York è stata una grande depressione perché mi sentivo in gabbia. Mi sentivo che tutto era costruito intorno e che noi viviamo in questo mondo di specchi dove tutto è rivolto verso di noi perché c'è questo consumismo frenetico che ci porta sempre a questa cosa, però perdiamo il contatto con quello che è il nostro vero mondo, no? Alla fine. E quindi questo io l'ho patito, lo sentivo e questo, la lettura di questo libro che mi ha cambiato la vita mi ha portato a scoprire. Da lì ho iniziato a correre a Central Park, ho cominciato a sentire l'aria fresca la mattina, ho cominciato a vedere il colore degli alberi, ho cominciato a notare il fiorellino, l'uccellino, la cacca, il coso, ti muovi, ti senti, e come diceva lui anche senti il tuo corpo, quindi c'è una connessione intrinseca, c'è un qualcosa che ti porta a sentire il tuo corpo e a sentirti vivo, ma quando poi trovi questa connessione con te stesso, allora riesci a connetterti anche con quello che è la nostra grande madre, madre natura. E quindi da lì poi sono cominciato a uscire dalle città e a scoprire quello che c'è fuori. Vai in una foresta e cominci a sentire che allora quel trail ti porta su, lo vedi, vai in cima e vedi il sole che sorge. E questo ti cambia la vita perché poi vedi anche le stelle e ti fa capire quanto siamo piccoli. Tante volte ci diamo troppa importanza, credo. Seriamente, ci diamo troppa importanza. E se forse capissimo qual è il nostro posto nel mondo, ce ne faremmo dei, come dei, come prendercene cura. Vogliamo bene alle nostre madri, ma la nostra più grande madre è quella su cui stiamo ora. E come dicevi tu adesso, è un qualcosa è tutto uno. Non siamo noi come esseri umani, ma siamo noi come esseri viventi su un qualcosa di vivente. Che ci ha dato la vita, che ci ha portato a essere quello che siamo. E questo io l'ho sentito correndo perso nel Sahara, piuttosto che nella Valle della Morte, piuttosto che nell'Artico, e dove vivi a stretto contatto con quello che è la natura selvaggia che tanto ci spaventa. Ma quando tu quella conosci, capisci che quella lì non è più spaventosa, perché noi arriviamo da lì. Ci siamo persi in quelle che sono, ci siamo costruiti questi castelli che ci davano la sicurezza perché all'inizio sembrava un qualcosa di tutto spaventoso quello che è di fuori, non lo conosciamo, quindi è un qualcosa che ci distacca e allora noi viviamo nella sicurezza del nostro castello, ma se ti avventuri oltre e cominci a conoscere, allora espandi i tuoi orizzonti e quando gli orizzonti cambiano, allora è lì che cominci veramente a sentire che la vita è bella, che la natura è nostra amica, che noi siamo vissuti, che noi siamo parte attiva di quella cosa. E allora dobbiamo non sfruttarla, ma diventare veramente dei guardiani, proteggerla, crescere insieme, non distruggerla, perché questo sfruttamento totale che sta avvenendo al momento è anche un qualcosa che secondo me sentiamo inconsciamente a livello interiore, questo consumismo estremo, questo distruggere e tirare fuori oli e buttare carte di qua e di là e plastiche e cose per poi ammassarle in qualche parte del mondo sottoterra che tanto non lo vediamo, allora non è un problema. Però il problema c'è perché lo stiamo creando tutti i giorni e allora lì c'è questo percorso olistico un pochettino che ti porta a, ah, allora se mangio così capisco che vado meglio, se mi trovo in connessione con la natura vivo meglio, ma allora se la proteggo tutto il mondo vive bene, è come un tutt'uno, se rispettiamo uno rispettiamo tutti e allora diventa anche una cosa di, questa non so come dirla, quando sono in cima alle montagne capisci un pochettino che il mondo non ha senso, i confini, l'ignoranza anche del razzismo. Perché se uno è nato dall'altra parte della costa, quello è cattivo perché è giallo e io sono più bravo perché sono blu. Ma questi sono concetti idiotici, a mio parere, che però ci fanno nascondere le nostre sicurezze. E viaggiare il mondo, conoscere il mondo, e relazionarti con le altre culture ti fa veramente capire queste cose, ti fa capire che alla fine siamo. Vogliamo tutti le stesse cose, abbiamo le stesse necessità e poi alla fine non è una questione solo di persone, ma è una questione realmente di un mondo migliore, di creare un mondo migliore. Ora, la corsa
cosa mi ha portato realmente a sentirla, questa terra, questa nostra madre, e a volerle bene, e a sentire l'essenziale. Perché quando tocchi l'essenziale, tutto il resto è inutile. Perché i possedimenti materiali, sì, sono belli, sono comodi, ci tengono al caldo, ci portano dove vogliamo andare, però alla fine non sono quelle le cose importanti. Quando tu scendi all'essenzialità, allora poi tutto il resto è perfetto. Non c'è bisogno di nulla.